Lo chiede la Commissione europea entro il 2030 sulle percorrenze che superano i 300 chilometri. Il 30% delle merci che oggi viaggiano su strada dovrebbe essere trasferito verso altri modi, e cioè la ferrovia o le vie navigabili o comunque su mezzi a basso impatto ambientale. Una percentuale che dovrebbe salire, secondo i piani, al 50% entro il 2050, grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. Per costruire infrastrutture che lo possano permettere, alta velocità e collegamenti, lavora l'Unione europea. Si è scritto nel libro bianco sui trasporti del marzo 2011, e per non farsi trovare impreparata sta lavorando pure la Trader SPA. Nata 40 anni fa, specializzata nella logistica del siderurgico, un quartier generale a Vobarno, nel Bresciano, e filiali sparse nell'Italia centro-settentrionale, la Trailer già oggi punta ad avvicinare la ferrovia alle aziende a cui si sostituisce nella gestione di una parte della catena logistica. Il maggiore limite però starebbe proprio nella discontinuità della rete ferroviaria. Oggi il mercato dell'autotrasporto è un mercato molto difficile. E se ci fossimo limitati a quello, probabilmente non saremmo riusciti ad ottenere i risultati che abbiamo ottenuto. Il nostro obiettivo è quello di coprire una parte della catena di fornitura dei nostri clienti, curandone tutti gli aspetti, da quello logistico a quello di trasporto, fino alla consegna finale delle merci ai destinatari, e facendo sì che i nostri clienti possano riscuotere il credito. Anche per questo, per l'azienda Valsabbina, quello dei camion resta l'asset principale a servizio di altre modalità di trasporto. Azienda che, per avvicinarsi agli obiettivi europei, ha investito nell'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale. Oggi il 5% della flotta marchiata trailer, cioè 5-6 veicoli, viaggia a metano. Camion a metano, che hanno, diciamo, a livello di emissioni sia di particolato che di CO2, molto molto inferiori rispetto ai più moderni attuali camion diesel. La loro autonomia sarebbe limitata a circa 300 km con un pieno. Ci sarebbero poi ancora limiti nella potenza, e dicono ancora dalla Trailer, da parte delle istituzioni non c'è nessun aiuto concreto verso chi decide di intraprendere una politica di trasporto di questo tipo, ma far da contraltare c'è l'azzeramento delle emissioni di CO2. Il futuro è quello di allinearci agli obiettivi europei. La Trailer, diciamo, in relazione a questo obiettivo, ha stipulato una serie di partnership con i principali operatori ferroviari, italiani ed europei, in principal modo con Trenitalia. Questa era Trailer oggi: 100 motrici, 400 semirimorchi, 150 dipendenti, di cui quasi un terzo lavora nei diversi stabilimenti siderurgici serviti dall'azienda, come quello di Feralpi Gruppo Alonato e della ex Lucchini a Piombino. E nella logistica del tondo per cemento armato, dalla Trailer assicurano: siamo leader italiani. Riusciamo ad avere un fatturato superiore a quello pre-crisi. La Trailer è un'azienda che trasporta oltre 2 milioni di tonnellate l'anno, lavora principalmente nei porti del nord Tirreno e del nord Adriatico. Dopo il 2008 la Trailer aveva visto una riduzione del 50% di volumi e ricavi. Risalita la china, oggi il fatturato si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Una decina di anni fa si è investito per allargare la piattaforma logistica ferroviaria di Rezzato, in provincia di Brescia, che oggi raggiunge quasi 100.000 metri quadrati. Ma si è investito anche nella logistica navale e nelle spedizioni marittime. La Trailer ha un reparto di chartering e filiali nei porti di Chioggia, Marghera, Ravenna, La Spezia e Piombino. Anche per questo la ridefinizione dei vari centri geografici della produzione di acciaio non desterebbe grande preoccupazione. Da una parte ci preoccupa perché il nostro portafoglio clienti è prevalentemente costituito da diciamo, aziende italiane. Dall'altro la vogliamo vivere anche come un'opportunità, perché in qualche modo contiamo che l'acciaio possa sempre essere trasportato in Italia, a prescindere da dove venga prodotto. Diciamo che il nostro servizio è più legato alla domanda del paese Italia che alla localizzazione dei vari centri geografici produttivi che diciamo, si stanno delineando in Italia, in Europa e all'estero.